Buonasera, è il mio secondo intervento. Volevo iniziare questo discorso collegandomi ai programmi. È inutile fare per ogni cosa polemica. Diceva prima l'avvocato Vaccaro che noi il programma lo stiamo ancora continuando a scrivere. Quello che abbiamo presentato era ovviamente una sintesi del programma. Il nostro programma è scritto, ma appunto abbiamo voglia di scriverlo insieme a tutti voi. Cioè, i prossimi 5 anni questo programma non è fatto da persone che sono più intelligenti, deve essere fatto da tutta la cittadinanza, perché è un programma fatto da tecnici, da avvocati, ingegneri, dottori, può essere ottimo, ma ottimo però senza avere il consenso della popolazione. Quindi noi ci impegniamo, e ve lo diciamo da subito, che trimestralmente o semestralmente andremo a fare con tutti voi, con i cittadini che ne hanno voglia, dei bilanci della nostra amministrazione. E a questo punto voi, se dovete dirci se le cose vanno bene o sono andate bene, allora confermerete fra 5 anni poi il mandato. Eventualmente ce ne andiamo a casa senza problemi, non portando carte, numeri, dicendo 1,14, 1,15, eccetera. Io questa sera avevo preparato un intervento, ovviamente, che era dovuto agli incontri che in queste sere abbiamo avuto con prima le imprese edili e dopo gli operatori commerciali. La cosa che mi ha colpito in questi incontri è che erano partecipi, cioè erano vogliosi, volevano dire la loro, però in questi anni ci hanno detto che non hanno avuto nessun tipo di riscontro con la precedente amministrazione. E sentivo degli operatori commerciali che dicevano: noi prima di avere promesse o prima che voi ci fate delle promesse vogliamo che questo paese ritorni su binari diversi, ovviamente sempre seguendo il programma, non sul binario dell'Alcantara Randazzo che ormai è un tratto morto, non su quel binario, su quei programmi che sono migliori dei nostri, anche che sono programmi migliori dei nostri, ovviamente quello è un tratto morto ormai, purtroppo, perché era una bella, poteva essere una bella prospettiva. E allora niente, abbiamo iniziato a parlare, gli abbiamo spiegato quelli che sono i nostri interventi. Io stasera brevemente, non voglio togliere anch'io tempo agli altri, faccio un intervento a livello economico. Avevamo pensato che prima di creare un marchio per il nostro paese deve essere riconosciuto e riconoscibile sempre, ovunque, e creare questo marchio porterebbe uno sviluppo in termini economici, perché ovviamente noi, come diceva l'altra sera il candidato sindaco, vogliamo impegnarci su un settore trainante e fondamentale che è quello del turismo, quindi Francavilla, città della Magna Grecia. Creando questo marchio ovviamente attiveremo una serie di iniziative che poi saranno utili a chiunque vuole investire o alle attività già esistenti. Dobbiamo dare degli strumenti comunque. Il primo strumento che diamo e che dovrebbe essere attivo ma che non funziona è lo sportello unico. Questo famoso sportello unico purtroppo a Francavilla non funziona. E allora noi dovremmo attivare lo sportello unico, che serve sia in ambito edile che anche comunque per quanto riguarda tutte le imprese. Con un'unica domanda si ha un'unica risposta, quindi burocrazia veloce. La burocrazia veloce consentirà a ognuno di noi di non perdere tempo quando andiamo al comune e nello stesso tempo ci darà la possibilità di ottenere delle fiscalità di vantaggio e dei contributi ad hoc. Abbiamo pensato a quelli che sono dei fondi ad esempio per le ristrutturazioni, cioè le attività già esistenti, quindi chi è un'attività, una realtà già e vuole eventualmente diciamo rinnovare i locali, avrà una quota, una tantum che il comune erogherà, ovviamente rispettando dei parametri, non così senza seguire diciamo un regolamento prefissato. Dopo abbiamo parlato praticamente parlando sempre comunque, continuando il discorso sullo sportello unico, lo sportello unico aiuterà le varie attività anche nella redazione e nella partecipazione ai bandi regionali per quanto riguarda il microcredito. E nello stesso tempo andremo a creare, attraverso una convenzione con una banca, perché abbiamo avuto le informazioni necessarie, una convenzione per un fondo di garanzia. Il fondo di garanzia, per quanto riguarda le attività iniziali e le attività esistenti, verrà utilizzato per i mini crediti. Questi mini crediti ovviamente potranno essere erogati sempre seguendo dei regolamenti prefissati che andremo a stabilire, e che l'imprenditore ovviamente dovrà avere dal punto di vista etico, professionale, civile, eccetera eccetera, tutte le carte in regola. A questo punto il fondo garanzia potrà servire da garanzia per appunto l'imprenditore. Poi ci vogliamo impegnare per quanto riguarda le imprese giovanili, quindi dei giovani, e per quanto riguarda le imprese, gli imprenditori femminili.
Anche in questo senso andremo comunque a dare consulenza gratuita, cioè il Comune attraverso lo sportello unico offrirà consulenza gratuita per quanto riguarda quella che è la natura giuridica dell'azienda che vuole nascere e comunque tutto ciò che consente o che serve per far partire l'azienda. Voglio chiudere il discorso perché anch'io non voglio togliere tempo per quanto riguarda sempre gli aiuti che sono stati dati in questi tempi, in questo periodo decennale agli operatori commerciali e artigianali. Il nulla, ovviamente il nulla. E c'è stata un anno e mezzo fa circa una operazione, io la chiamo operazione, Consorzio La Via Reggia. Questo Consorzio La Via Reggia è nato in un circuito cittadino, cioè in pratica riguardava alcune vie principali del centro storico, quindi le attività che all'interno del centro storico avevano appunto le carte in regola potevano partecipare per quanto riguarda questo consorzio. E circa 20 attività hanno fatto parte di questo consorzio. Questo consorzio doveva portare finanziamenti per tutti, doveva riguardare le pulizie delle strade, la videosorveglianza, eccetera. Alla fine questo consorzio è stato semplicemente un fallimento. Presidente Salvatore Luciforo, sindaco, e per questo consorzio e anche la mia attività ne fa parte, non abbiamo ricevuto semplicemente nulla. Probabilmente la consulente o chi ha proposto questo tipo di consorzio avrà ricevuto il corrispettivo. Buonasera.